Eccoci pronti dallo studio di Vediamoci Chiaro. Tra pochissimo parleremo delle pensioni, tutte le novità che sono scattate nel 2023. Attenzione, perché da marzo, tra qualche giorno, chi ha una determinata pensione avrà finalmente quegli aumenti di cui si parlava da tanto tempo. Ve lo racconteremo tra qualche istante. Poi parleremo di tanto altro, vero Maris? Anche di chi deve andare in pensione. Esatto, tantissime informazioni da non perdere tra poco con i nostri esperti. E anzi, se volete partecipare alla diretta, mi raccomando, vi aspettiamo. Quali sono le strade per poter andare in pensione, perché è cambiato un po' tutto? Ne parleremo con i nostri ospiti. Professor Fabio Fortuna, benvenuto professore. Chi ha una pensione superiore ai 2.100 euro lordi a marzo prenderà la rivalutazione e poi scatterà tu mese per mese questo aumento. Professore, la rivalutazione è quella legata all'inflazione, 7%. Una crescita del 7% è adeguata per i pensionati, per chi sta in pensione? Dunque, la rivalutazione è stata calcolata nel decreto autunnale al 7,3%. Poi ci sarà un adeguamento che scatterà dopo l'estate, in autunno, perché l'inflazione del 2022 risulterà superiore, intorno all'8,5%, e bisognerà fornire un conguaglio. Per quanto riguarda, come dicevate, le fasce più elevate, c'è tutta una scala per cui quando le pensioni sono 10 volte il minimo, la rivalutazione sarà soltanto del 37%. Quindi, se l'inflazione dovesse aumentare, per il momento è abbastanza stabile, ci sarà un adeguamento, il caro vita, le pensioni aumenteranno. Questo mi sembra qualcosa. L'adeguamento ci sarà, però nei prossimi mesi. Se io compio 62 anni di età con 42 anni di contributo, ecco, ho diritto ad aderire alla quota 103? Ricordiamo anche che ha diritto, perché quota 103 è formata proprio dal requisito anagrafico di 62 anni più 41 anni di contributi. Il nostro ascoltatore ne ha 42, quindi può usufruire del trattamento. Ricordiamo che esiste anche l'anticipo per chi ha 42 anni e 10 mesi maschi, 41 anni e 10 mesi donne. Questo esiste. Esiste, comunque, già esiste, però insomma ci vuole più flessibilità. C'è la possibilità alle donne di andare prima in pensione, professore, ma perdono un bel po' di soldi, il 30%, il 30%, e poi la possibilità è limitata, solo qualche migliaio hanno i requisiti per poter andare in pensione, decideranno loro. E c'è una scaletta dura, 60 anni era 58 lo scorso anno, e poi a seconda dei figli, un figlio 59 e due figli 58. Allora, facciamo subito quella della signora Giuseppina da Aversa. Lei chiede, insomma, Fortuna, ecco, dice, racconta, sono un'artigiana, nel 2023 compirò 67 anni e ho maturato 24 anni di contributi. Ecco, quando potrò andare in pensione? Ma ci può andare, perché con 67 anni più 20 anni di contributi può andare. Certamente bisogna vedere l'entità, che dipenderà dai contributi che ha versato, perché l'arco di tempo mi sembra abbastanza limitato. Speriamo che la signora abbia una pensione integrativa anche. C'è un'ansia telespettatrice che dice proprio, ecco, alla fine della carriera lavorativa, non avendo tutti gli anni contributivi, conviene aderire ad un fondo integrativo? Ma io credo di sì, perché bisognerebbe farlo in precedenza, soprattutto in periodi come questi, che sono caratterizzati da precarietà del lavoro, con archi di tempo non coperti da contributi. Quindi previdenza integrativa, questo secondo pilastro va attivato, va potenziato, perché ne abbiamo bisogno. Sto seguendo la trasmissione. Per quanto riguarda la pensione integrativa, dice, purtroppo moltissimi non possono fare pensione integrativa perché gli stipendi sono troppo bassi, non si arriva a fine mese e molti giovani sono precari. Ecco, ha ragione, e lo Stato deve aiutare con agevolazioni fiscali e anche creando dei fondi che possono essere utilizzati per sostenere queste categorie più precarie. Questa telespettatrice dice, mio marito a dicembre compie 65 anni e ha 38 anni di contributi. Ecco, può andare in pensione secondo voi? Può aderire a qualche formula anticipata? No, in questo momento, con queste condizioni, no. Ringrazio il professore, l'economista, il professor Fabio Fortuna, per queste indicazioni che ci sono state date. Serena giornata a tutti quanti voi a casa.